La partita ha avuto inizio, credo. Sì, penso quanto dice, stiamo? Dalle 0-0 penso, ancora non ho cominciato. Ma voglio dire, io da 3/4 d'ora che sono qua e ancora non sono entrato. Ma regolatevi la prossima volta, perché molta gente poi non viene più allo stadio. O no? Sì, sì, no, lo dobbiamo fare. Non è una critica, è una... Lo dobbiamo fare presente. È una sorta con Catania, mo per Dio, con lo Cusciambelli. Ora penso che noi ci reggiamo di verde, non mi vivo manco 10 minuti di partita. La prossima volta mi siedo nel divano e me la vedo. Allora, ho segnato all'11esimo, ecco, quanto mi si verifica. Quando è bravo, ecco, grazie. A 100 km da Reggio. 30? 100 km. 130. 100 km da Reggio. Esatto. E non si può permettere di fare la fila, non è giusto che la faccia la fila, almeno questa fila grande. No, non è possibile questa cosa. Ogni volta, sempre fila, 10 minuti, un quarto d'ora fuori. Non si può. Ci vuole più organizzazione. Se no i figlioli che ci imparavano, Bravo. Dobbiamo parlare con Gallo per dire questa problematica, perché una cosa non si può seguire. È finita già la partita, noi siamo fuori. Basta che vincimo, però. Almeno quello. L'importante è che vinciamo, sì. Almeno quello. Fa gara! Comandanti. Allora. Andiamo un po' su sottato. Grazie, comandanti. Allora, io sto già programmando l'ordine di servizio per quello che riguarda l'inizio dei playoff. Ora, per evitare un bordello e la ciavota che c'erano Fili, Cagliari, Cristiano, Savigliaro, Gallo con noi, Vigilio, un bordello. Allora, tu hai detto Botteghelle. Aspetta che mi stai chiamando comando. Sì, ho capito. Comando, ora mi metto Botteghelle. Comando, lo faccio questo comandante Paccio. E poi Umando. Ma comando non si muove. Chiamavo comando. Che voleva? Che voleva? Niente, mi spiegare una cosa, perché il capo voglio. Allora. La solita mi chiamavo con l'oggio, mi porto l'oggio. Chiamavo Vincelli e c'hai a dare. A Zaccaria c'hai a dare. Uviale quinto oggi. Lo saggio, però se come chiesto gente non to mezzo, come facciamo ci dicono Annello? E che marati? Allora, Botteghelle. Naturalmente i magani a pisce, ma da gettare una bella diagonale, non mi facciamo come la sua volta, cara, perché sennò te lascio a casa io ti lascio a casa, che io poi ho un bordello, a mia mi chiamano e mi fanno mia, scusate comandante, a mia, se mi lasciate a casa mi facete un favore, un catanazzi di favore, perché a Rumina che se mi stava a casa, a mia è possibile che mi arrivano sempre i Rumina che lavorare. Allora, guarda qua, andiamo a coprire Botteghelle, Pace, Nord, a Monte, a Mare, Aldo More e Sbarro Centro. Quanti vigili ci sono? Tre. Ci sono. Tu. E perché sono vigili? Zaccaria. Oppure vuoi io mi scendo da strada? No, è perché no? Dopo vent'anni che mi spaccai, che fisico. Ma per quale motivo? Ah, non mi ricordo ancora. Sì. Ah, fora maloccio, a mia sai come mi chiamavano. E allora, Botteghelle, dico io. Allora, Uviale Quinto, sono già Zaccaria che chiama Vincelli, e quindi non c'è niente da fare. Zaccaria è una facile la mattina sì. Aldo Mora Zaccaria. Chiedo che ti raccomando, se ti piglio Botteghelle, non fare come solito. Un parcheggio, fa parcheggiare le prime femmine, prima anche tutti stessi, tutti uguali, che la sua volta non porco, non mi ha visto stare, mi muore sotto la sole. Perché devi favorire, che favorisce? Tu sei un vigile urbano e devi essere ligio al dovere. No, perché? Vedi che io vado davvero da cacci gradi, da gradi, non ha manco un grato mai. Quindi, te mentamo fai come si deve il tuo dovere. Tutti stessi sono, va bene, hanno a parcheggiare chi sti qua, il camo fai a diagonale, non mi rassare a caso uno se non siamo scoperti, va bene.
Okay. Capisci? Se non capisci mi dice comandante, non capisco, e io ti spiego una sciavola. Ma visto, cioè, che siamo pochi, visto che siamo pochi, insomma, un attimino mandiamo un cambio, perché se non, scusate comandante, io non è che voglio dire, però sono malato su un botte che è grandi e c'era a 20 minuti era fini, sì. Quando casi siamo a posto e siamo sistemati, pigliamo fuori e mi vai in via Stati a Mare, la parte sotto, certo. E come copre da un botte? Il cane non ti preoccupare che c'è, si incalca una Zaccaria. Il cane, San Domenico ormai non... Sì, ma ho capito, ma San Zaccaria poi, visto che aveva tante amicizie, appena lo primo tempo la squaglia e se andava e arresta, botteghella sguarnita. Ma intanto botteghella tu muo inchiesti. Io ti stai dicendo a vita. E poi va a farla nascere dopo la partita. Poi è nato discorso, intanto io stai facendo o pre, poi le sbarri. Dovevo fare i sbarri. Ma fazzi i sbarri, è meglio che mi fazzi i sbarri. E a cu cazzo mando ora a botteghelle? Ti fa botteghelle sbarri. A me ci fa botteghelle e stati a mare. Ma faccio botteghelle i primi 10 minuti. Ma faccio. No, tu ma stare da fino a. Non facete che tu che pulite, tanto voi siete comandanti, io sono solo una guardia normale, non è che io mi faccio botteghe. E allora, come ti chiami? Fa gara. Voi volevo fare l'allenatore. Cioè, ora i vigili. Cama a coprire. I vigili hai da coprire tutto terreno. Cama a coprire. Piazzale della Pace, Piazzale Nord, Piazzale Stati a Monte, Piazza a Mare, Aldo Moro, Sbarri Centrale, botteghelle sono vigili. Aspetta, ma fanno buono allora. Aspetta che mi sparti a Sbarri Inferiore. Sbarri Inferiore, ma stiamo scherzando. Cacciamo Sbarri Centrali, poi si ammazzano Sbarri Centrali, non da foto di Sbarri Centrali. Allora facciamo così, facciamo. Tanto qua siamo coperti, Gebbioni, Sbarri Inferiore, siamo coperti, giusto? Siamo coperti, ma io non è mo posso fare tutte queste cose. Botteghelle, registro che botteghelle e Sbarri Inferiore a sto punto lo facciamo. Botteghelle Sbarri Inferiore e fare tipo modesto. Fammi un numero di cancelli. C'è lì cosa posso fare a cosa a Zaccaria. Siamo a coprire due zone. Ma non è che io posso fare botteghella, Piazzale della Pace e Sbarri Inferiori e Sbarri. Ma che amico buono non l'hai? Ma faccio vigile. Ma non c'è sui vigile, scusate. Io saccio che. Ma Romina che si è tornato due volte perché anda a giro campo, cosa va a portare le mogliere a Gambari. E la prima volta. E tu bestia a fuggare allora. Ma tu sei maratato? No, a figli, no. Appoggi politici, no. A questo punto è meglio mio marito e mi faccio figli. Basta, non mi fai sto cazzo di discorso prima della partita. Ormai da marito a settembre. Certo, dopo i playoff. Dopo i playoff. Quindi da marito a giugno? Quindi un 20 giugno da marito. Ora mi metterò pure con zero un reale. Che te è il reale? Hai detto tutto. Facete una lista. Sì. Ah? A quanto facete? Ovo sordo, ti faccio a busta. Sì, dammi sordi, datemi sordi. E poi sordi, ma però non resta un ricordo, voglio dire, pare che il comandante... Ah, non mi ha fatto un ricordo. E per me non è il ricordo, ma saggio, mi vengo a vostra casa, mi dico su bicchiere, a quando stai bevendo, ci regalai io tanto quando sono maratato a fagare. I sordi per spendere, che facete i sordi? Già da fare i sordi. Ah, fagare. Babbo, vai, io. Botteghelli e Sbarri. Botteghelli e Sbarri. Va buono, Zaccaria si è attaccato a sti cose. E da se c'è fila non è che bavigliato con me, eh? Ma con un gallo sono venuto. I tornelli che do su. O no, fagare. La vuoi a busta? O a busta o ti regalo un bello cosa genere di cristallo. I boemi. Ah? Lo vuoi cosa genere di cristallo? Ah? Vuoi? Volisse cosa genere di cristallo tu comandante? Tu non mi imparare un vizio con ma dice, che ci vuole? Una volta che tuo marito ha il vizio di fumo di gioia, e non sta parlando con me, che io non aiuto niente, e ora sui gnocchini i tic, no? I passaggi di cristallo in poema. Ma quanti siamo, più i cento squasi, cosa pensiamo? Stringile forte le tue palline in mano, che tende futti, almeno di scialamo. O gentil riggio, chianamo sopra i seggi,
como esperado, revamo un test pareggi e mi jugamo sempre chi palli in mano, che tende futti, almeno un di scialamo. E vola, vola Dumbia, sognando che salirà con strambelli e bacle, tutto è amaranto, perché quando l'amore c'è, basta il bello. Schianto, cosa pensiamo da sti playoff, ma ora cubriamo questi esti, ma in casa noi giochiamo, mentre va buona, io penso chi scassamo, povero Europa, è una formalità, siamo lanciati, in Serie B si va, caro Rannaga, ma onde stai arrivando, dai pizze cambi. Alla fine Pordenone vinciu e in Chianau Pordenone, no? Sì, il Pordenone per la prima volta è in Serie B, grazie a Mister Tesser, una storica promozione dei friulani. Bello, bello. Ma che fice a Regina, scusa? Allora, per la Regina colpo playoff. Ah. Cioè la Regina ha vinto a 2-0 a Vibo Valentia. Sì. Ah, Garubonesi, che serie è a Regina? Serie C, girone C. Ah, quindi avremmo morire Capo Bonese in Serie C, sì. Sì, 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 sì. Allora, Capo Bonese. Viterbese. Ma qui è quella Pratico. Scusate, ti chiedo. Salve, salve. Ah? Franco. Usavo che hanno aggettato. Hanno a studiare fuochi, secondo me. No, ma se sento io Pratico. Comunque, una bella soddisfazione. Ci voleva, no, finalmente. Ci voleva. Che è successo? Dico. come che è successo? Una bella, la gente fa finta di niente. La gente deve far finta di niente, come ho fatto finta io di niente, no? O no? E mi dite, perché poi alla fine... Signore, buongiorno, una bella soddisfazione, finalmente. Faccia finta di niente, bravo. Faccio finta di niente perché ho una furia. È una furia, ma furia rincia. Un bell'uomo. Quindi, facciamo finta di niente. Hai una furia per... Signore. Buongiorno, finalmente una bella soddisfazione. No, 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 la regina. La regina. Qui è la regina. Oh, palloni, non mi piace a Regina. No, a mia Formula 1 mi piace. Fanno finta di niente. Doppietta perché... della Mercedes, ennesima doppietta. Lei è tifoso della Mercedes? No. Di che cosa? La Ferrari. La Ferrari.
Beh, Ferrari non c'è niente ormai, voglio dire. Non c'è niente. La Mercedes sta vincendo sempre. Sta vincendo perché hanno un potenziale più grosso. Però sti playoff di Ugamo, voglio dire. Credo che sì. Grazie. Io voi già la televisione a tutti e due. E invece me lo da Formula 1. Io sapevo che era quello. E poi dicendo, la gente fa finta di niente. Ma finta di niente. Signore, buongiorno. Finalmente una soddisfazione per la regina, giusto? È contento, immagino. Che ruolo potrà svolgere? Ma almeno vedremo. Se almeno si salva qui. La regina, sì, almeno un po' di ingenere in Serie B allora. Ah, ecco. Dico io. Speriamo. Che ruolo potrebbe svolgere la regina in questi play-off che sono quasi 30 squadre? 30 squadre perché andavo più forte lì, cioè, tutti quanti valutati sono tutti stessi. Sono 30 squadre, ma non però c'è la regina. C'è la regina e ci ha potuto fare. Ci ha potuto fare, la regina penso che ci ha fatto. Ma non c'è una, anzi due, stanno due. Due su 30 su 29. Abbiamo manteniamo un 20% minchia. Lucidacillo che fa giù storto. Già navo. Grazie. Non hai da fare finta niente però ragazzi. Non è che quanto piglia uno dice in Cianamo. Formula 1. Io non vedo la. Vedi, fanno finta di niente. Allora, buongiorno, dottore. Dottore Arcidiaco. Senta, ha saputo di questo. Non volevo, forse probabilmente ho preso il posto quel signore, visto che. No, il signore fa finta di niente perché stiamo vivendo un Gliss. Momento. Signore Gliss. Ho visto ieri quel filmato bellissimo che ha messo Giusva Branca dove tu. E lui incontravate il sindaco Italo Falcone, che meraviglia, eri così giovane. Ero bello. Mi facevi tenerezza di contenza. Ero bello. Ma la domanda lui dobbiamo non, farla. Lui non ha mai cioè, fatto. Non sta facendo domanda. Ma c'era pure Ido nel lui non ha mai fatto tenerezza. Ascolti, perché lui è sempre stato ascolti. Un tipo truce. È un momento importante per Reggio Calabria, giusto? Che miseria, sempre. Ogni giorno che passa. Stiamo andando verso qualcosa di importante? Stiamo andando verso i playoff. Sono preparato. Stiamo andando verso i playoff, ce li possiamo giocare questi playoff. Alla grande ce li possiamo giocare, perché si è creato tutto quel circuito virtuoso, società giusta, i tifosi giusti, i giornalisti giusti, i calciatori così. Se c'era Osinnovo giusto, e stavo per concludere. Te la sei cercata. Stavo per concludere, c'è anche il sindaco giusto. Franco, che... allora, che ruolo possiamo svolgere? Intanto, ecco, la città, tu che frequenti le stanze giuste, la città è in grado di fare i play-off almeno? Ma sì, sarà la città in grado, sempre... Allora, la città, sai, è sempre stata di Serie A, noi lo avevamo pure scritto ai tempi dell'altra regina. Secondo me l'unica cosa che manca è un organo di stampa giusto. L'altra regina, deve tornare in vita l'altra regina, così solamente. Ci vuole più unità. Più unità. No, devo dire... Hai capito la battuta? Sì, però vi devo dire una cosa, che per quanto riguarda certi aspetti, i cittadini non è che siano proprio di Serie A, se vogliamo. Se andiamo a vedere come gestiscono alcuni servizi, alcune cose, la compagnia è bella, devo dire. Ma scusa, però... il lancio della spazzatura, il regina è bravissimo, cioè, trova una a Pordenone se riesce a fare centro. Cioè, perché dobbiamo sempre criticare i nostri concittadini? Vedi che c'è gente che la porta sul portabagagli senza tenerla. Voi dovreste focalizzare la vostra attenzione su un aspetto, ci sono gli orfani del cassonetto. Sì. Questa è una città che amava il cassonetto. Ma uno pure di ora, sai, uno solo. E quindi ora tutti vagano alla ricerca di un cassonetto. Nonostante io e te, possiamo fare un discorso serio? Nonostante. Allora io, poco tempo fa, nel periodo di Pasqua, sono andato a Vercelli e a Livorno, sì. Città pulitissima. Sì. Ma tu lo sai che ci sono i cassonetti per strada? Ci perché sono probabilmente ancora lì no ci ma sono i cassonetti comunque con la differenziata con la differenziata sono delle scelte che a un certo punto aiuterebbe secondo me aiuterebbe ma intanto ormai che hanno innescato questo meccanismo non si può più tornare indietro.
assolutamente. E il problema è che poi ci siamo incontrati con il discorso delle discariche, certo, cioè, perché certo. Se, no, se funzionassero, voglio dire, i centri poi di raccolta, ma certo. Nel momento in cui ti chiudono per esempio il centro di raccolta dell'organico, tu che fai? E ho capito, è un stesso che a Regina vinci i playoff e poi non c'è la Serie B. No, e non fa una Serie B. Bravo! Come bravo? È una cosa talmente è bravissimo brutta, lui, no, è vero. È stato bravo a fare questo esempio. C'è uno vinci playoff, era meglio il resto in C, voglio dire. Era un nome di cassonetti alla vinto, fine. Però... Va bene, dottore. Va bene, è stato un piacere. Ci saluti tutto il palazzo. Arriva a gettare spazzatura, a lancio io. Ciao Franco. Il selfie che glielo devo mandare a mio figlio. Muoviti, venite. Suo figlio. Tutti. Come si chiama tuo figlio? Diego, che i messaggi con lui è a Roma, al campus, si è laureato. E allora mandiamo. La signora. Mia mamma. La signora no. Intanto facciamo, intanto selfie, facciamo dai. Il selfie anche in televisione, ecco qua. Sì. Posto. Ciao Diego! Ciao Diego! Ciao! Ma pare, se errore non faccio, che baganuscio! A onde fu, e a onde non fu, a che parte va vittimo? E mi pare, se sbaglio, non faccio che voi noi. Non vi ricordate? A onde fu e a onde non fu, non dovrei stare. Certo, fino a quando c'era Pratacò, fino a quando c'era Lillo Fotti, fino a quando c'era Benedetto, gente che aveva bisogno di essere spinta. E che spinta? Un giorno sì, un giorno no, era punta mia. E un giorno no, che non era punta mia, era punta io. Da giustambo situazione incresciosa. Partimmo con i valigi e tornammo senza. Ma sistema, e un giri moggi, e un giri caggi, da ora sottimente è arrivato Callo. Bravissima e indubbia persona, degna persona. Benedizione mi ava un decamino, però mi vesperditi, rifratelle Magalizzi, che a Regina, lepro, e l'hanno, e l'avranno un tuo cuore. Onestamente, onestamente noi siamo stati un po' legati per la latatanza, sapete? E poi che... Chiamolo d'aspo. Ma dimenticarsi di noi no. Amarti è stato facile. Dimenticarsi è stato possibile. Dimenticarsi. In cielo, in terra, ti accompagnino gli angeli e ti accolgono i santi. C'erano pure i martiri, non sai c'è un dizzaccavo. E ti conducono alla vita eterna. Comunque, così pulite. I playoff vi pulite fare soli. Fagli da bille soli. E se poi non ci ha faciti, venite suonati a porta di Magalizzi, capita un monocolo a Casertana, che tu capita, ma prima o poi hai da sbattere i cornicchi a Mima, a Catania, mica, e poi a Catania, mandata a Giovanni. O a Catanzaro, salsata una panna di Magalizzi, come fecero giù una volta, ce la facciamo soli, andate, moltiplicate, divertitevi, venimo pure noi, se potevamo venivamo pure noi e giocavamo, perché io... Sarei notturna, fuimo in notte. Però evidentemente il benessere mi ha fatto dimenticare dei fratelli. Ma Calizzi! Ma vi ricordate quanta situazione giustammo? Quanta situazione che apparentemente parivano impossibili? Hai ancora i messaggi in Lillo Foti, io, Carlo, Gian Prospero, la situazione com'è, come non è, bello, e noi che ce ne regumi, regumi eterni. Lillo, bella onda da sole, l'orma al cuscino morto. E perché, ma perché ha benedetto, regumi eterna mi ave pure. E vabbè,
i vincisto tutto voi, i spareggi, i Pescara, i Perugia, i... I sgro, i cose, i... Vincisto tutto voi. L'unica cosa che vincisto voi fu la salvezza. Uzeman. Uzeman. Chi tu vincisto e facisto una festa? Facisto una festa, tanto. Devo parlare i giornali. Manca a Napoli quando sono vincito lo scudetto con un bacorno, fecero da festa. Continuando. Tanto trovavo Gallo. Forte con tanto il cappello. E dove il signore, la grande canina. Trovavo Gallo e il mio carizio non si è diventato. Anzi, evidentemente dove può lui, noi non possiamo. Oh signor Gallo, ma ve ne manda sopra qua. Io trovavo Papa, io trovavo tu e non viene te. Io un tatagliano e non viene te fratello Magalizio. Evidentemente, e voi ci facete l'applauso. Io un tuo sindaco, io un tuo prego. Io un tuo dall'arcivescovo. E è andato da Peppe Morosini e non viene te Magalizio. Che Peppe è così con noi. Ogni giorno. Ma se dai, c'è lì. Peppe! No, portami un po' coraggio. Non si vuole fare bene. Non si vuole fare bene. Anche perché non capita la telecamera. Evidentemente vi auguriamo una buona estate, vi auguriamo dei bei playoff da vincere, cioè tutto difficile, sono vivo difficile questi playoff, a meno che non vi ricordate tutto in una volta l'esistenza dei fratelli Magalizzi. Va buono, ciurissimo lì là. Ma visto che guarda sta venire lì? Che buono c'è lì? A posto. La saluto. Vedi la storia, no? San Giorgio che uccide il drago e libera Reggio dal drago, no? Certo. E noi pidiamo a Drago. Cioè, Gallo non sapeva, no, voglio dire, no? Il Gallo non sapeva. Perché dalla storia si deve sempre prendere esempio. Il drago che cacciava e uccideva Cevoli. Sì, su Drago, no, su Drago, se San Giorgio cioè, mazzava Cevoli era, certo. Era diverso. Però la storia parlava chiaro, non è città per Drago. Certo, cioè, ma il presidente Gallo, tanto attento a tutte le sue cose, cioè sapeva la lupa, come le remo, voglio dire, capito? Ho capito, è lo stesso che tu caccia lupa, una volta c'era lupa, te lo ricordi? Quando sì. Che fece a Roma qua? Vinciva. 4-0, sì. E c'era lupa a giorno. È normale, cioè, che dimmi a fare Roma? È lo stesso che a Roma pigliava allenatore a Roma. A Roma? Certo. O a Remo? No, Remo no, però tu vincivo poi, Romolo o Remo? Romolo primo re, quindi Romolo numa Pompilio, tu lo stile, Anco Marzio a 4 era. Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio Superba a 7. Giocavano in 7, facevano un re 3-1. 3-3-1, certo. Oh, no. In porta c'era Romolo. No, e allora facevano un 2-3-1 con il portiere. Certo, a meno che Romolo non faceva portiere volanti. Allora, vediamo se stanno i sette re in Roma. E allora, Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco. Aiubira sì. No, Aiubira non fu mai un re di Roma. Servio Tullio. E Tullio d'Episcopo. E Tullio d'Episcopo. Dico io, ma a Riggio, un bello re. Non è mai un re in Riggio. È possibile. Ma almeno pure un re di Coppi. Re di Coppi non era tanto male, certo. Perché questa città non ha mai avuto un re? Non lo so, per fare uno studio approfondito di cose. Non, imperatore in tempo, ma non re proprio dire. Io non l'ho studiato mai nei libri di questo re di Reggio. La regina ha il suo re di denari, ecco, che viene trovato Gallo, e meno male il trovato. E poi Gallo che arriva, Gallina, no, con l'ove d'oro. Non lo sappiamo, però la regina è arrivata ai playoff. Ai playoff, sì.
a letto. Ma l'ultima partita la deve ancora svolgere. Sì, l'ultima partita. Sì, ma vinciamo 3-0. 3-0. L'importante è arrivare poi off. Però andiamo pure in casa. Sì, la prima la giochiamo. Lei, il signore mi sembra più ferrato perché. No, no, l'ho detto dalla squadra la seguo di più lui, la regina. No, ma io un po' l'ho abbandonato, diciamo, i tempi belli quando c'erano della Serie B, anche della Serie A. Quando non pagavo. Ma perché l'ha abbandonata nei tempi belli proprio? Dopo, nel declino, che poi mi sono disinnamorato, diciamo, della squadra. Ecco, si può uno disinnamorare di una squadra? Perché non c'è entusiasmo, anche l'età fa, anche uno quando è ragazzo la segue. Sempre la seguivo dai tempi di Maestrelle, io la regina in Serie C, e andavo anche in trasferta, siamo andati, quindi la colpa è sua, del suo stato fisico, può darsi che sia stato. Comunque speriamo bene. Ci in bocca al lupo. Suona. Io? No, dico suona. Per le amici apri forse. Ma che cos'è questa? Non è la comparsita. Sì, la comparsita è. Poi a mezzanotte va la ronda del cuore. Brisciana. Complimenti, certo. Ma questa è la comparsita. È la comparsita, ma sì. Tu da dove arrivi? Da dove arrivi? Io? Certo. Io Messina. Messina. Messina? Sì. Io romeno. No, in Messina, tu hai detto io, quindi è messinese. Ah. Vabbè, ma in Romania, sono simile. Io sono Romania, mi piace se sono tutti. Volete un valzere? Sì. Questo valzer nasce in Austria, no? In Austria nasce il valzer, in viennese. Mi piace di tutti, il valzer. Romania mia, la sai? Romania mia. No, Romania mia. Sì. Oh signora, che c'è bello? Sentite, ricevete un fatti verità. Ma sto mere che bacio? Penso proprio di sì. Perché merissi? Hai valocchi così di fuori? Hai ma solo occhi di fuori? Cirissimo, scusate, ma pressioni? Marissa, due... Pippi, urra! Ma pressioni? Pippi, urra! Allora siete pace pure voi? No!
come? Voglio sogno scherzosa, sogno scherzosa. Ma almeno non può di essere scherzoso, se io ci dico a pressioni e i domerici facciamo le 2-4 davanti e 2-4 davanti, e pancio. È scherzoso. Anche perché come si permette, 4-1-2-4, quindi faccio 2-4 davanti e 2-2 al retro, voglio dire. No, perché se si mette mazzannia i due, io... No, è usarci, il bagano c'è a buio. Ti cacciavo i catini. Ti cacciavo i catini? Chi dura la crescia? No, vi cacciavo i catini, che a me fino alla ruota mi ha attaccato. Sì, è sano, come me che è sano, però è bravo, è tanto bravo. E parla per bene, non disse mai una mala parola. No, mai, no, mai, no, mai. No, 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 però mi resta pennoli, mi resta pennoli. Bitti i playoff. Bitti i playoff. E una volta mi resta vinto e mi aggrararono da conferenza stampa. Ma non era colpa di Pinoli. Però vitto un sacco di cose. Allora, questo è il numero. Questo è il numero che onestamente uli unifora. Unifora in che senso? Uli unifora. Che non rincia. Ah? Non vince. No, ulivoni fora, i fora, i fora, i fora. Non sa più perché io stavo qua a rincio. Ma intanto perché quando io traso si spoglia nura? Come dice, eccolo qua il medico! Vuole dovere, vuole un cavo medico! Mi dice la musica, perché? Perché secondo me vuole mettersi alla pari. E pare che usasse nura? No, è come una metafora. Ah. Come una mamma si presenta con te. Comunque, onestamente, un pochicetto i vivo i miglioramenti. I vivo e mi notano tutti. Che... Cioè? Cioè. Parlatemi di vostri miglioramenti. Cioè, vivo. No, ragiono. Fici un ragionamento aereo. Per davvero. E mio marito mi disse, sai che sto mero. Per dire la verità, pure io è un miglioramento, perché onestamente non parlo più con pianta. Ah. Con geranio non parlo più. Mi sei rimasto. No, non mi risponde mai. Io parlo, ma calo, vai sulle cose, cioè ognuno ha un orgoglio, una cosa. I geranio su così. E quando Americo ci disse non parlo più con geranio, Marissi, vedete che allora stanno andando bene le cose. I geranio su così, una volta io stavo affogando un ficus. Ma su sentivo che tu che marissi io che ti stentai ti mise l'acqua e di belle foglie ti carazzai a uno e poi per me dici sti cosa. Ma perché ho fatto la televisione? Ho fatto la televisione? Quale ho fatto? Ho fatto la televisione. Quale fatto? Che parlava la televisione. Ah, un fatto la televisione. Sì. E parlava, e parlava, e parlava, e parlava. Poi bastava mazzo, ti, e gasava voce, e grerava, e faceva. E all'ultimo pigliai, a scapolai, a giuria, e dai, l'educazione innanzitutto. L'educazione innanzitutto. Tu grida di essere irritato. Cura su. Perché? Non saccio, come, che perché? Perché? Mi facete domande stupide, mi facete. Facci dammi la nostra volta. Cura su, perché? Cui? Cura su. Per chi? Cura su. Iresci! Stavolta mi fregai. Non mi aspettavo che è un'idea. No. Mi disse l'ora. Ma perché non ti faccio rasiri? Perché non ti faccio rasiri? Siamo 0-0, siamo due belli attaccanti e non ti faccio rasiri. Ma che bello, che bello. Io? Te playoff. Un sonno. Dai, mi resta una pinnola. Mamma. Niscia vai. Ma a pinnola? Io l'effetto prima Raffanali. Prima Raffanali, e quindi non si sape? Prima Raffanali. Ora ci voleva arrivare se potevamo aumentare la dose. Non arrivo pure a fanare. Ma rico che io, ma chi se non zuppino li pigliavo pure un to 2015, sì. To 2006, però non funzionavano. Fico l'effetto contrario. Poi lo pigliavo in to 2016, to 2017, to 2018, e sentiva gradare.
E perché evidentemente vi pigliavo pure la pinnola per pressione che face questo effetto. Prima i pinnoli che pigliava prima erano 2015, più calme, perché erano, vi pigliavo i form sono loro. I form. E allora che dire? Mi calmavo. Non stava male. No, no. Poi anzi, quando Massu e fai il 2015, insomma. Che poi io questi pinnoli che mi avevo varato io dal 2015 in poi, ah, io vado a facoltà pure, oltre che mi penso, pure mi parlo. Sono 2015. Per esempio, buongiorno, buongiorno, non mi diceva parola, buongiorno. Mi diceva solo, ora, solo niente, a Pasqua mi diceva. Ora? Ora come parla? Ora, niente, ma sento tipo, au, au. E dammi il pane. Sì, sono io. Io chi? Io. E io? La mamma mia. E posso sentire pure io qui? È a nulla per me. Bravi. Quando finite mai stata una frischiata? Finisco! Della Serie B, Genoa e Bari 46, Udinese 42, Cremonese e Regina 40, Avellino e Cosenza 37, Messina 34, Padova 33, Barletta, Parma e Ancona 32, Monza, Catanzaro e Licata 31, Empoli 29, Brescia e Taranto 28, San Benedettese 27. Oggi i risultati hanno un po' dato qualche speranza in più alla Regina, specialmente il pareggio del Cremonese con il Catanzaro in casa, quindi le chance aumentano adesso di promozione per la Regina. Beh, oggi non è che il risultato, abbiamo qualche chance in più, oggi saremmo in Serie A e questo è un fatto importante, oggi avremmo la possibilità di arrivare all'Olimpo del calcio, noi dobbiamo continuare su questa strada. Domenica è un'altra giornata terribile, c'è questo derby dello stretto con il Messina, una partita impegnativa, come si prepara la squadra, come vede questa partita lei? Ma sarà certamente una partita difficile, ma io mi auguro che l'intelligenza prevanga sull'idiozia, io mi auguro che il nostro tifo sia un tifo intelligente e vada con umiltà, con simpatia e con allegria nella città di Messina e si incontri con i tifosi messinesi mettendo fine a quelle continue stupidate che da una parte e dall'altra si sono verificate. Siamo meridionali, siamo del sud, ce lo ripetono sempre i cori di Italia Italia e i cori di africani, non li dicono soltanto a noi, cerchiamo di ricordarcene qualche volta. Al di là di questa partita col Messina e al di là dei risultati odierni, adesso secondo lei la Regina quante percentuali ha di salire in Serie A? Non sono un ragioniere. Io sono fermamente convinto che se continuiamo così siamo in Serie A. È vero che senza le due invenzioni di Totogol, arrivato a quota 20 ad una sola lunghezza dal primato di Chinaglia, Rossi, Rebonato e Marronaro, il Messina difficilmente avrebbe trovato la via della rete. Ma sono stati soprattutto l'impegno, la determinazione e una volontà straordinaria a decretare il merito della vittoria. Sembrava che stessero giocando la finale della Coppa dei Campioni, hanno sostenuto amareggiati i giocatori regini, non consapevoli dell'orgoglio di una squadra che non si è mai sentita inferiore a nessuno e almeno sul terreno di casa ha sempre voluto dimostrare di essere fra le più forti. Il gioco non sempre è stato lucido, ma in partite del genere sono le virtù agonistiche a prevalere e che hanno permesso di assorbire assenze importanti come quelle di Damommio e Pierleoni. Dopo le vittorie con Genoa, Bari ed Avellino, il poker delle partite da ricordare, che hanno dato un senso alla stagione giallorossa, si completa con la gara di ieri, sia per aver superato un avversario ostico fra i più motivati, peraltro sceso in campo non per strappare il punto ma per vincere a mani basse, sia per la soddisfazione regalata ai tifosi, per i quali la posta in palio nel derby andava oltre i due punti. Negli ultimi minuti, carichi di tensione, i giocatori hanno sollecitato con ampi gesti i tifosi a non interrompere il loro sostegno, lanciando le maglie in curva sud al fischio finale in segno di gratitudine. Purtroppo è stato anche il derby in cui ha prevalso la paura, che ha consigliato molti di non andare allo stadio. Solo un imponente quanto necessario schieramento di forze dell'ordine ha evitato che la cronaca nera avesse la prevalenza su quella sportiva. We'll be right back.
Non è un massanese questo. Messinese? Lei è messinese? No. Ah, no. Ma dove sono i messinese, Franco? Messinese? Che cazzo vuoi? Messinese, signora, messinese. Messinese, messinese. Non capisco. Nemmeno noi. Messina? No, crema. Crema. Gianduia e nocciola. Crema, gianduia e nocciola. Dolcicchia questo. Dolcicchia questo. Grazie. Salve. Grazie, auguri. Chi è? Siamo calabrese. È calabrese. E siamo in Lione, in Francia, e vi vediamo. Ah, ah, Lione. Conquistissimo, bene. Esatto. Ci fa... mio figlio vi ha riconosciuto e vi dobbiamo salutarlo. Allora, salutatevi. Salutatevi. Ciao. Ciao. Siete venuti per il derby. Per vedere il derby. Il derby, Regina Messina. Esatto, abbiamo fatto 1800 chilometri. Sì. E speriamo che oggi almeno ci salviamo. Ci vuole un cuore di Lione ci per salvarsi. Un cuore di Lione, esatto. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Regina Messina tra qualche ora? Come finì? Ah, non lo so. Ah, non lo sa. Vorrebbe sapere. Speriamo tutto bene, ma ci sono botti. Ecco. Perché prima, l'importante è che non ci siano botti. Dobbiamo essere sportivi, non tifosi. Lo sportivo vai subito, la partita subito e basta. Che bravo, a Regina, vince a Regina, che bravo Cosimo, c'è bisogno di... Cosimo, non deciso Messina, Cosimo, non se nomana... Perché lo sport deve essere sport, non deve essere botti. Se no uno che va a fare, va a dare piglia e porta questa... botta a casa. Vinci. Vinci a Regina, ci mancava pure. Se non vinci siamo guaiati. Se non vinci siamo guaiati. Buongiorno signor, Regina Messina come la vede lei? Io onestamente vedo una vittoria, però ci accontentiamo pure del pareggio. Cioè, la sua è saggezza. Ma loro non si accontentano del... Loro no, ma se non si accontentano se ne vanno sconfitti. Lei è saggio. Lei è saggio, lei è saggio. Sento già di volerle bene. Grazie. Grazie. Signora Regina Messina, Regina Messina è una partita molto importante, lei andrà allo stadio fra due ore? Signora, che c'è di sì male? C'è di sì, signora. Ah? Signora. Dolcicchia questo. Dolcicchia questo. Ci diciamo signora, Cristo. Sì. Signora, buongiorno. Allora, Regina Messina, ecco, è una partita... Vincimo, sì, vince il Riggio. Vince il Riggio. Vince il Riggio. Ma voi siete il Riggio? Il Riggio, certo. Quindi diciamo più o meno i regini sono come lei. Certo, no? Certo. Ma forse è meglio mi vinci un Messina. No, 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 no. Ah no, no, no. C'è da dire i p***i. Vicino a cibo. Un saluto. Un saluto, un saluto. Voi però siete di Messina, i Messina siete voi. Signore. Signore. Messina. Lei è messinese. È messinese. Lei è messinese. Noi benvenuti. Nella terra... Sì, benvenuti nella terra Calabra. A Virente non messinese. Noi siamo contenti che voi... Aiutano uno male in tal okay, andato via. Grazie. Speriamo che vinca lo sport, che vinca il migliore. Forza Messina dico io, forza Regina dice lei. Oh, Messina. Regina. Sì. Grazie. Grazie, auguri. Vabbè, ok, vabbè, grazie. Però parlano sciano. Perché? Parlano sciano. No, parlano normale come a tutti. I cammino ogni notte, i cammini sbagliano. In un tempio mai suona, non chiude mai l'uomo. A un'ora dal derby, lei andrà allo stadio? Certo, ma io abito allo stadio. Ah, lei abita allo stadio, ecco. Lei pure? No. Come finirà Regina Messina? Come gridi? 1-0. Mentre lei? No, io per me pareggio. Per lei pareggio? Per lei pareggio. Sì. Ma ci pagano? Cosa? Ci pagano questi sondaggi. Li pagano per questi sondaggi? Sì, sì, sì. Sì. Arriverà a casa un assegno. Arriverà a casa un assegno. E voi direte, questi soldi onde trovare? Ecco. Perché vi sarete dimenticati, perché ci vogliono almeno due anni. Va bene? Grazie. Arrivederci. Thank you.
almeno a lui. Signora, signore, cosa sta gridando? Cosa stava gridando quei due? Sì, non mi fuga troppo, perché non vuoi non dire la regina. Certo, uccio registro, state mangiando. Ma lei si è rivolto alla ragazza dicendo state mangiando. Volgare, volgare, molto volgare. È un colorito, sì. Ma colorito, io non lo so, cioè, era lui se voleva essere disturbato. Certo, e vabbè, ma lui ci tiene alla regina, dice. Ma vediamo. Non c'incia questo, non c'incia questo. Eccoli qua coloro che dovranno sedare gli animi un pochino più, i vigili del fuoco, ecco, si prevede quanto fuoco si prevede oggi al Granillo? Quanto fuoco? Capo squadra, abbiamo capo squadra. Il dottor Milea. F. Franco Molea, Ciccio Molea. E allora, quanto fuoco si prevede al Granillo? Parecchio fuoco. E voi il vostro dovere è quello di spegnerlo? No, il nostro dovere è di non fare niente. Ecco, mi fa vedere la sua pompa. No. Mamma mia, che parola! No. Ah? Non ce l'ho. Ah, suo camion, come non l'ho? Sì, non l'ha. Figlioli, allora. Cosa? Cosa? Camion l'avete inquadrato. Certo. Sì, l'abbiamo inquadrato, sì. Vabbè ragazzi, ci fidiamo. Arrivederci. Signora, hai facisto i purpetti? Sì, tutto a posto. Purpette, salsiccia. Ecco. La barba è bellissima. Bello, facetevi venire. Eccolo lì. E uno mi voleva aiutare a barba, io mi avvicino sette stamattina. Ma non è uno. Ah, lavorato. Ecco, ma dico io, ma ora non gli do campo, voi curcati. Ah, la vede in TV, vabbè, ma è bello vederla qui anche. Su Carbi. I biglietti su Cari? Vabbè, via cari, non è vero. Cosa? Non ti sta venendo campo, voi? Infatti. C'hai da pigliare un posto a Burzumati, è vero. Arrivederci. Buona domenica. Perché va a fare cose tutte in bottega? Va a catta a due giocatori. Da Tauria Nova. E chi non salta è messinese. Oh, 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 oh. Chi non salta è messinese. Oh, oh. Allora, maestro, noi abbiamo visto, rimetta gli occhiali per favore, abbiamo visto i suoi occhiali, abbiamo chiesto come mai uno di un colore... È un errore purtroppo, perché una lente me l'hanno fatta fotocromatica, l'altra no, per cui quando torno adesso... Ah sì, avete ragione. Prendo insomma il giro. Come finirà Regina Messina? Sicuramente con un risultato positivo per la regina, ci mancherebbe altro. A regina è come la famiglia. Allora, lei vuole essere intervistato? Non vuole essere intervistato. No, mi sono... Voleva sapere. Voleva sapere se era Mughite la televisione. Noi sì. Intervistavi a me. Se è comodo la televisione, parete più bene. Bravo. Voi invece, brutto qua e brutto da televisione. Mi piace. Oggi, 1-0 e fallo cesso, pigliano la nave e se andranno a pagare. Ah, io tu? No, io tu sappi. Don Nino, sei del bello. Mamma che sei del bello. Maria che sei del bello. Affogliamoli. Si spacca lì, canacci. Ma lei è messinese? Lei da messinese? No? Come lo fa a sapere? È messinese? Sono nata a Messina. Però? Però tipo regina, perché è nata a ospedale un attimo. È nata al policlinico di Messina. Sì, però sì. Vivo qua. I genitori? I genitori Messina. Sono messinesi, però vivono qua pure loro. Lei ti fa un pochino per il Messina. Assolutamente no. Vabbè, non fa niente, tanto io non ieri è... sono stata a Messina e ho avuto una discussione con dei signori messinesi, giustamente, io difendevo la mia squadra. Ah, perché ancora parlano? Sì. Ah, quindi vogliono la vittoria. Vogliono la vittoria, la bella unica... speranza che hanno, l'unica però, speranza che hanno. Gli servirà molto. Dobbiamo stare calmi, alla nostra partita, perché oggi è importantissimo. Per noi e per loro. Cioè. Perché se loro si muovono, attaccano subito. Loro chi? I messinesi? No, i messinesi, i nostri calabresi, l'hanno detto già. Ah, come arrivano? Li arrestano. No, i figli ci hanno fatto la ecco, è vero che hai detto che tu in caso di salvezza oggi faresti uno striptease. Lo striptease.
Sì. Sì. Lo faccio, striptease lo faccio. Sì. Vuoi fare un accenno? Farci vedere una coscetta? No, 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 una ora, no, vabbè, una, no, un po' che c'è il ginocchio, dai, fammi vedere il ginocchio. Un renocchio. Un ginocchio, dai. Dai, facci vedere il ginocchio, dai. No, il ginocchio niente. Ah? Dai, il ginocchietto, un attimo. No, non si vede niente, le mie ginocchia non devono stare sul posto. Vabbè. Vabbè, in caso a fine partita. Ma non da vita fammi. Mezza più o meno al derby. Un'ora e 40. Un'ora e 40 all'ultimo derby dello stretto, ultimo perché nel caso in cui dovessimo vincere o pareggiare loro andrebbero giù, nel caso in cui dovessimo perdere siamo noi. Che si dice? A casa? A casa tutto a posto. Ma. E la gente ancora non... Nonna. Beh via, dove c'ho più birra? Ah? Uno che non beve sti cose te ne scivono. Esatto, perché siete caldi voi, siete caldi? Molto. Ah, siete caldi, tu assai caldi. A più c'è adesso una telecamera. Vai, che stai? Che te metti che sei? E più ubriachi nulla. Ok, derby dello stretto, state con noi, state con noi. State con noi, soprattutto abbonatevi per i mondiali. Esatto. Ci spaccate. Uno per noi e loro? Zero. Ah, loro zero, quindi i tre punti andrebbero a noi? Sì. Andrebbero o andranno? Andranno. Segnando Tedesco e Amoruso. Tutti e due coppie. E poi la raffammata. Signa, Cozza. Sei in ogni parte. Ci hanno detto, gli uccellini ci hanno detto che sono arrivati i messinesi. Guardate voi. Guardate voi. Sullo! Nonna, cosa stai gridando ai giocatori? Non sanno? Ah, cavolazzo! Non sanno spogliare? Ah, non sanno spogliare! In questo spazio... Bravo Stora, bravo! Fagli vedere chi sei, Storari, fagli vedere chi sei! Non c'è ogni motivo. A canuscia nonna da Napoli. La maglietta. La nonna. No, nonna, no, no, no. E Messinisi sta baciando. No, nonna sta. Nonna sta baciando i Messinisi. Hai baciato di Napoli. Nonna, che fai? Te pendisti? Ah, l'hai fatta apposta. L'hai fatta apposta. Vedi che di Napoli è cornuto però. Che è cornuto? Di Napoli, io non ti faccio volle. Non ci preoccupare. Ma quindi l'hai fatta apposta? Sì. Così ci cerca la maglietta di Napoli. Ci cerca sta maglietta di Napoli. Non me la vedi la maglietta, nonna. Non me la vedi. Mamma mia, che parola! No. Stiamo spingendo in Serie B. Ecco una carcagnata, vi mando in Serie B. Ecco una carcagnata, vi mando in Serie B. Oh Franza, ai ai te ro la panza. Oh Franza, ai ai te ro la panza. Oh Franza, mi hai tirato la panza. Oh Franza, la 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 la. Oh Olga, ai ai te ro la panza. Ah Olga, ai ai te ro la panza. Ah Olga. Olga, ai ai c'ero la panza, la Olga a Francia, ai ai c'ero la panza, te spingo, te spingo.
Cucu, la spingiu in serie B. Cucu, ca carcagnata, la spingiu in serie B. La 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 la. Incontrarti fra cent'anni, tu pensa al mondo fra cent'anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra cent'anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Oh, 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 questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Oh, questo amore è un faro che brilla. Fra cent'anni, come un gabbiano volerò, sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso. Io voglio amarti, voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto. Chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, oh, entra nel mio cuore e lasciati andare. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. In mezzo alla tempesta, senza aver paura, ma vorrei incontrarti fra cent'anni. Tu pensa al mondo fra cent'anni. Troverò i tuoi occhi neri,
tra milioni di occhi neri saranno belli più di momento. In questo momento a chi va il suo pensiero? Io vado per la regina. No, forse non ci siamo capiti. In questo momento a chi va il suo pensiero? Come? Il suo pensiero a chi va? A chi va il suo pensiero? A chi va in questo momento? Alla regina. Alla regina, siamo sempre i soliti meridionali. Oh Franza, ai ai terò la panza. No, alla pace nel mondo. No, no, non c'è pace, per i bundaci non c'è pace. No, va buono, sempre i soliti meridionali. Oh Franza, ai ai terò la panza. Ci credo. Oh Olga, oh Olga, ai ai terò la panza. Ah Olga, ai accerò la panza. Adesso entriamo in curva. Ah Olga, ai accerò la panza. Te spingo in Serie B. Cucu carcagnata, te spingo in Serie B. Serie B, Serie B. Oh Franza, ai ai te ro la panza. Serie B. Lontano da questo 90 metri. Ecco una carcagnata! Te spingo in Serie B. Cucu carcagnata, te spingo in Serie B. No, non dire parole, non dire nessuno. Basta. La regina! Olga, ai accerò la panza. Olga, ai accerò la panza. Te spingo in Serie B. No, così, ripeta in italiano. In italiano abbiamo affondato. E se la facciano in culo. Tre volte, tac, tac.